Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi siamo qui, come avete letto dal titolo, col mio esame della patente A. Io ho 22 anni, tra poco 23, e credo che sia proprio ora di fare questa patente, l'ultima patente per la moto. E proprio per questa patente io mi sono affidato all'autoscuola Gasparella 2.0 di Noventa Vicentina. I ragazzi sono qui con me oggi, qui nel circuito preesame, proprio per darmi le ultime direttive, dato che domani ho la prova finale. Potete trovare in descrizione tutti i contatti dell'autoscuola Gasparella 2.0, quindi email, Instagram e Facebook, proprio per contattarli. Quindi adesso ragazzi iniziamo subito e provo direttamente il circuito senza aiuto del mio istruttore. È più di qualche settimana che non riprovo questo circuito e quindi non mi sento molto sicuro. Domani ho l'esame e ho preferito fare questa guida per essere sicuro al 100% di passarlo. Lo slalom prendilo da destra, che così salti un birillo, e quando esci dall'ultimo birillo mettiti a destra, prendi a curva larga e tieni puntato con il freno posteriore in curva, che così fai perno e riesci a farla molto meglio a curva. Quando esci dalla curva hai le ruote dritte, lì accelera, prima, seconda e giù, gas. Buono. Ok, va bene, sì. Proviamo un po' questo, che è quello che mi fa un po' più di paura. Quando hai messo giù il piede saresti stato bocciato all'esame, eh? E cosa, meglio se la prendo un po' più larga? Alla fine dello slalom tu prendila tutta a destra, tutta larga, e dopo stringi verso il fondo. E qua mi raccomando, all'inizio parti sempre da sinistra, è obbligatorio partire da sinistra. Primo birillo lo devi prendere da qua. È tutta questione di frizione e di equilibrio. Ci sono, devi metterci di più di 18 secondi, okay? Per cui non andare veloce. Bene? Okay. Andiamo con calma, frizione, porco cane. Qua larga. Ok. E qua piano. Dai, mi sento un po' più sicuro. È ora di fare anche una piccola guida su strada. Abbiamo installato anche la fotocamera in macchina, così potete sentire bene anche il mio istruttore. Sinistra, dai, gira a sinistra pure. Guarda bene, metti la freccia a sinistra. Ok. Freccia, gira la testa, sinistra, destra prima di partire, eh. Andiamo, dai gas, dai. Non starmi in mezzo alla strada, in prossimità del margine destro, circa a un metro dalla linea, niente più, di margine destro. Ok. Stiamo arrivando in rotatoria, per cui prima di arrivare in rotatoria dobbiamo scalare, ok? Adesso sei in quarta, devi fare la rotatoria in seconda. Piano piano deceleri all'avvicinarti alla rotatoria, sempre stando in prossimità del margine destro. E a rotatoria andiamo dritto. Direzione dritto, segui 90 Vicentina. Perfetto, ben cambiato. Adesso prima di entrare in rotatoria, sguardo diretto verso sinistra, gira la testa, okay. Però, non solo guardare, guarda a sinistra. Gira la testa e appena puoi vai, dai. Dai gas, quando hai deciso di andare vai, dai. Andiamo. Freccia a destra quando esci dalla rotatoria, obbligatoria.
allo stesso tempo in rotatoria rallenta, frena un po' di più e scala, sguardo diretto verso sinistra e andiamo, dai. Gira la testa a destra e assicurati che ti diano la precedenza, mi raccomando. Dai, andiamo. Rispetta i limiti, mi raccomando, 90 km orari. Andiamo a destra, il semaforo a destra. Andiamo a destra. Girando, mi raccomando, provi il passaggio pedonale, Stringi la curva, stringi, perfetto, via. Passaggio pedonale, guarda a destra e a sinistra, devi dare la precedenza ai pedoni che manifestano l'intenzione di voler attraversare, mi raccomando. Guarda di fronte a te, c'è il passaggio pedonale, gira la testa a destra e a sinistra, gira la testa, ricordati che anche lì noi dobbiamo percepire da dietro che tu stai guardando, per cui l'unico modo per far percepire da dietro se stai guardando è girando la testa, perché se guardi con lo sguardo io e anche l'esaminatore non lo vediamo, ok? Gira la testa. Bene, adesso trova un posto dove fare inversione di marcia. Le due condizioni che devi guardare è 5 metri lontano dalle curve e dagli incroci e che ci sia striscia discontinua, mi raccomando. Dai, perfetto, inizia, freccia a sinistra, gira a testa indietro, mi raccomando, gira, guarda bene e poi solo con la frizione, non sale l'acceleratore e puoi partire, ok? Puoi tenere il piede giù, c'è problema. Perfetto, perfetto, solo nella carreggiata, benissimo, a posto, via, via. Allora, prima cosa, ti ha rifermato, per cui avevi la freccia a destra, metti la freccia a destra, ok? Adesso ripartiamo, per cui freccia a sinistra, e gira la testa indietro, gira però la testa, gira bene, bene, e dopo posso andare, ricontrolla davanti a te, e andiamo, perfetto. Andiamo in autoscuola, allora mettiamo la freccia qua a destra, partita questo. Sento poco. Sento poco, sento solo di qua poco. Uno solo te che ha sentito? Sì, ma poco. Pronto? Adesso sento. Pronto? Adesso sento. Sì, sì. Davvero aspetto.
l'orbita, ma si fa. Raga, siamo arrivati al fine video, finalmente posso dirvi che questa patente l'abbiamo presa, finalmente posso guidare qualsiasi moto. Ovviamente ci tengo a ringraziare ancora di cuore l'autoscuola Gasparella 2.0 di Novente Vicentina. In descrizione potete trovare tutti i link per contattare l'autoscuola Gasparella 2.0 proprio per prenotare la vostra patente. Adesso aspettatevi test di qualsiasi moto, vi dico solo questo. Raga, mi raccomando, iscrivetevi attivando la campanellina così da ricevere tutte le notifiche, il mi piace e un commentino sotto il video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!